Benvenuti! Unboxing, che categoria di video incredibili. Per definizione, l'attività di tirare fuori nuovi prodotti dalle loro confezioni, principalmente utilizzata per realizzare video su internet. Una categoria di video che funziona sempre molto, ma per quale motivo? La semplicità? La curiosità? Probabilmente un insieme delle due cose. Cosa serve per realizzare un unboxing? Un buono spazio? Una buona scrivania? Un buon coltellino? E dei pacchi. Tra l'altro, ho cambiato di recente il mio coltellino. Questo è ottimo, lo trovate su Amazon, vi lascio tutti i link in descrizione. Ma ho sott'occhio un altro coltellino super minimal, molto bello, che attualmente non è disponibile, ma che tornerà disponibile in futuro. Quindi quando potrò prenderlo ve lo mostrerò, perché è veramente bellissimo. Oggi per voi ho messo insieme 7 gadget minimal, quindi molto eleganti, molto puliti, minimal in quanto design, non in quanto la filosofia del minimalismo, da scartare con voi. Direi di partire subito dal primo prodottino. Che in realtà dovevo cambiare in casa alcuni oggetti e quindi mi sono detto, li prendo di qualità, eleganti, puliti, come piacciono a me, così tutto bello, ordinato, preciso. E in queste scatole che adesso andremo ad aprire ci sono alcuni di questi prodottini. Direi di partire da questo, non ricordo esattamente che cosa contengono. Nel senso che so cosa ho preso, ma non so quali sono i pacchetti, per cui lo scopriremo insieme. Allora, abbiamo una... Qua c'è l'avvertenza. Questo è molto interessante. E abbiamo, di questa azienda che si chiama Dissim, questo è un accendino invertito. Molto figo. Ovviamente tutti questi prodotti in teoria hanno un bel packaging, perché c'è attenzione su questo lato. Guardate che figo, c'è tutto il progetto dell'accendino sulla scatola stessa. Si apre in questo modo, scivola. Eccolo qua. Allora, me lo immaginavo un po' più piccolo, però molto figo. Qua sotto abbiamo solo delle istruzioni, quindi nulla di interessante. Madonna, fa anche una fiamma incredibile. Piano, piano, calmati. Ok, puoi chiaramente regolare la fiamma. Ma la cosa interessante è che tu, questo accendino, in teoria, lo usi in questo modo. Ok? Quindi la fiamma è normale che sia abbastanza alta, perché a quel punto, capite? È tipo un mini lanciafiamme questa cosa. Veramente fighissimo. E te lo puoi portare in giro. Non ha nessuna sicura dell'accensione, quindi. E poi ovviamente è ricaricabile, quindi tu puoi ricaricare e riutilizzarlo. Molto, molto interessante. Poi bello, elegante, pulito. Bravi. Ottimo prodotto. Quindi ho tipo un mini lanciafiamme adesso. Posso chiamare questo video ho comprato un lanciafiamme. Benissimo. Poi passiamo a questo, che credo di sapere rispetto alla forma che cos'è. Ok. Questo aggeggino qua, che è il Mind Journal. Ora, devo recuperare. Fatemi aprire. Questo è sostanzialmente un diario per raggiungere i tuoi obiettivi. Nel senso che, ovviamente lo fai uscire. Questa è la copertura. Ed eccolo qua. Sembra un po' il Death Note. This is your private journal. Quindi non leggerlo. Se trovato, please riportarlo a... È il nome della persona, è l'indirizzo. Geniale. Stai per imbarcarti in un viaggio incredibile. E anche se la strada può sembrare impervia, la vista alla fine ne varrà la pena. Molto interessante. Fondamentalmente è un diario che ti permette di raggiungere i tuoi goal, ma non un semplice diario a caso, nel senso che c'è tutto un elenco di cose da fare e parti dall'inizio, quindi come ti senti, come stai, quali sono i tuoi obiettivi, le cose di cui sono grato e hai tutto lo spazio per scriverlo. E ogni giorno tu aggiungi informazioni a questo diario nel corso del tempo fino a completarlo e man mano ti permette di avere una visione chiara della tua vita e delle cose che vuoi fare. Questa è l'idea che sta dietro a questo prodotto. È un prodotto che veramente studiato nei minimi dettagli ed è molto affascinante per chiunque voglia inquadrare meglio quali sono gli obiettivi da raggiungere nella vita. E secondo me può essere un viaggio interessante, lo proverò perché sono curioso e poi vi farò sapere, magari anche su Instagram a @chiocciolaframlanesta, quindi se non mi seguite lì seguitemi anche lì. Molto interessante questo. Comunque, prossimo pacco, prendiamone uno di questi più grossi. Questo fa scassare. Questa è la scatola e c'è scritto attenzione non aprire. Si chiama esperimenti pericolosi per il dopo cena. Ed è un insieme di
Adoro. Un insieme di 21 carte, se non sbaglio. È geniale con questa roba. Che sostanzialmente ti dicono delle cose molto pericolose da fare dopo cena. Sono dei giochi che puoi fare con gli amici. In realtà non sono da fare con gli amici. Cioè, questa è una roba che prendi e poi scherzi con gli amici e dici: ah, guarda che figo questa roba, non facciamolo. Ci sono delle robe veramente assurde. Vabbè, questo ok. Dare fuoco al denaro. In realtà sono molto interessanti, perché ci sono alcune cose che effettivamente sono un po' strane. Però in linea di massima sono tutti giochetti stupidi che però puoi sfruttare come passatempo per il dopo cena. Questo con delle candele, due persone, sono geniali. Prossimo pacchettino. Vedete, sono tutti prodottini interessanti che ho selezionato attentamente. E alcuni sono anche prodotti che potreste chiaramente già conoscere. Tipo questo, che è la versione delle carte da uno, minimal, super elegante, super... Quando le ho viste sono impazzito, ho detto, devo assolutamente averlo. Qua, vabbè, ovviamente ci sono le regole che comunque conosciamo abbastanza. Che belle che sono. E ci sono tutte le carte classiche di uno. Tipo, guardate che figo il più 4. Sono bellissimi. Però anziché essere... Vedete, qui ci sono i colori. C'è il loghino di uno. Ed è esattamente come uno. Semplicemente super, super minimal. E ve l'ho detto, quando l'ho visto ho detto... Devo averle assolutamente. Ci farò presto una partita. Prossimo pacchettino. Ah, queste sono bellissime. Allora, avevo bisogno di un paio di forbici in realtà. E ho detto, chissà se riesco a trovare un paio di forbici belle, perché sono tutte abbastanza bruttine. Io usavo quelle dell'IKEA una volta. E va bene. Guardate la scatola, i dettagli. E poi tu le apri così. Ah, sono bellissime. Mi ricordano tantissimo con gli occhiali tondissimi. Sì. E poi c'è lo stand. Magnetiche. Bello. Bellissimo. La base è magnetica e tu attacchi sopra le forbici. Beh, mamma mia, questa cosa mi fa impazzire. E qui c'è l'adesivo da mettere sotto che ti permette di... Ah, perché tu puoi incollarlo effettivamente al tavolo. Cioè, c'è un punto della tua scrivania dove sai che lo vuoi tenere sempre fisso e tu, boom, ce le metti sopra e la base è incollata, perché sennò chiaramente quando tiri via devi farlo con due mani. Invece così, bellissimo. Senza contare che, dai, guardate quanto sono belle. Ora il dubbio è tagliano. Benissimo. Sono molto soddisfatto. Ora apriamo questo. Questo è una scatola che contiene un puzzle. E voi direte, qual è il puzzle? Questo è un gradiente. Tu puoi fare effettivamente un puzzle del genere e poi incorniciartelo, ad esempio. Questi sono i pezzi. Quanti pezzi sono? 500 pezzi. Viene un 18x24. È carino da appendere in casa e in più fare qualcosa e non comprare semplicemente una foto di un gradiente a caso. Ci sono diversi colori, tra l'altro. Secondo me può essere interessante per alcune persone. Tra l'altro vi lascio poi chiaramente tutti i link a questi prodotti in descrizione. E infine, ultimo pacchettino, ma non meno importante, ultimo dei nostri 7 gadget minimal, carte da gioco minimal. Ora, io non so riconoscere bene la qualità delle carte da gioco, ma mi sembrano veramente ottime. Dovrei chiedere a un mago questa roba qua. Minimal, come potete vedere. Veramente fighissime. Questo è il Jolly, c'è solo scritto JK. Certo, non deve essere semplice giocare con delle carte così. Sono più carte probabilmente per dei trucchi di magia di un certo tipo. Piuttosto che... Perché giocare con queste carte è veramente... Cioè, se giocate con vostra nonna, rischiate che non veda veramente i simboli. Sono minuscoli. Però molto affascinante. E questi sono i prodottini minimal che ho scelto di mostrarvi. Se vi sono piaciuti, fatemelo sapere con un commentino. E nel caso ho altri prodotti che ho visto molto molto carini da consigliarvi. E se vi piace, se vi può interessare, ve ne cercherò altri. Noi ci rivediamo molto presto con nuovi video, sempre qua su EfremsTube.